Buonasera, buonasera a tutti, come state? Perfetto, mi auguro tutto bene. È un bel po' che non ci vediamo. Sì. Benissimo, questa sera si torna alle ricette culinarie. Questa sera, eccola, cara Raffaella, buonasera, sapevo che eri una delle prime. Ciao, ciao. Sapevo che eri una delle prime perché stasera si andrà a preparare una nuova ricettina. Buona, buona, fresca, fresca. Il Danubio alla Nutella. Per voi, eccolo l'altro fratellone. Buonasera a te. Benissimo, questa sera, come dicevo prima, si andrà. Artemio, hai pulito tutte le piante? Sei rimasto fuori al terrazzo tutta la notte? Bene, bravo! Buonasera Emiliano, tutto bene? Allora, qui stiamo per preparare un dolcino fresco fresco di giornata. Il Danubio alla Nutella. Aspettiamo qualche altro minutino che si collega qualcun altro per sapere la ricettina fresca fresca di giornata, il Danubio alla Nutella. Benissere, Nelle, a te stiamo aspettando. Buonasera, Arianna. Benissimo, benissimo. Allora, dicevo, Danubio alla Nutella. Allora, per preparare il Danubio alla Nutella ci vogliono i seguenti ingredienti. 300 grammi di farina Manitoba. Come luccichi? È un luccichio! È perché è quando. Patrizia, buonasera! Pure tu, stasera preparo il Danubio alla Nutella. Tu ti sei persa tutte le altre dirette culinarie, tu che sei la regina della cucina. Abizze, Patrizia. Ecco qua, Fulvio Santa Croce, lo aspettavamo con ansia e con fermento. Naturalmente, difatti. Effetti speciali su quel cappello, tutti luccichini. Allora, quindi, dicevamo, per preparare il Danubio alla Nutella ci vogliono i seguenti ingredienti. Ci sta, Fulviuccio. Si sono. Ah, perché ti lavi? Sembri l'albero di Natale, incominciate a divertirvi. Allora, il cappello è stato messo perché. Cara Roberta, come stai? Un menù, ma ci colleghiamo, ci amalgamiamo tutti quanti. Rossella, buonasera! Ci amalgamiamo tutti quanti e diamo tutte le disposizioni, tutte le direttive e tutti gli ingredienti. Allora, dicevo, il cappello è stato indossato perché ho sentito ieri sera la conferenza di Conte e Conte ha detto che i barbieri, oltre che i parrucchieri e gli estetisti, apriranno il 1º giugno. Posso mai preparare un dolce con tutti questi capelli che cadono i capelli dentro agli ingredienti? Ciò non è possibile. Allora ho indossato un cappello che non è da chef, ma è un cappello per evitare che si vadano ad amalgamare insieme agli ingredienti anche i miei capelli. Allora, quindi, per la preparazione. Sfavillante come il Danubio! Allora. Gli ingredienti per preparare il Danubio alla Nutella, Serenella, pigli carta e penna. Danubio ai capelli, anche i peli di barba. Mi posso mettere la mascherina così non cadono i peli. Tengo il cappello, e il cappello l'ho tenuto. Luigi, come stai? Come stai? Regolarmente, difatti. Allora, quindi, per Serenella, perché sennò incomincia a di. Allora, quindi, per Serenella, gli ingredienti sono 300 grammi di farina Manitoba, o Manitoba, Manitoba. Quindi, 300 grammi di farina Manitoba. 250 grammi di farina 00, 40 grammi di zucchero, 250 ml di latte temperatura ambiente,
E perché ti innervosisci, cavo Fulviuccio? Che si fregano, e si fregano perché sono pronti per impastare. Quindi sono, quindi, 40 grammi. Guarda chi sa, che è la farina Manitoba. La farina Manitoba, a differenza della farina normale, è una farina che lievita di più rispetto alla farina normale. Quindi si mescolano le due tipologie di farina, quella Manitoba e quella tipo 00, e quindi cresce ancora di più. Quindi 300 grammi di farina Manitoba, 250 grammi di farina normale, 40 grammi di zucchero, 250 ml, e mo lo prepariamo, 250 ml di latte, un panetto di lievito sciolto in un po' d'acqua un pochettino tiepidina, un poco d'olio e un uovo composto d'albume e quello giallo. Tutte e due, compreso di 200 grammi di forino, forino Francesco. Allora, quindi siamo pronti per la preparazione. Quindi, la prima cosa da fare, prendiamo il solito ciotolone che ormai è conosciuto da tutti, da tutti. Prima cosa da fare, si prende la farina Manitoba e si versa lentamente nel recipiente. Benissimo. E questi sono i 300 grammi di farina Manitoba. Poi abbiamo 250 grammi di farina Forino Francesco, di farina tipo 00. E si va a inserire pure questo. Poi prendiamo lo zuccherino, i 40 grammi di zucchero. Perfetto. A questo punto prendiamo l'olio, ci mettiamo l'olio, dopodiché ci prendiamo i 200, lentamente, sì, tutto lentamente, perché gli ingredienti tra di loro si devono, come dire, amalgamare, amascò. Poi prendiamo 250 di ml e lentamente. Vedete? Benissimo. Artemio va che preparo il Danubio. Nenè, nenè, nenè. Poi si prende il panetto di lievito che è stato disciolto nell'acqua tiepida. Si versa. Perfetto, così. E poi si prende un uovo. Lo si fa così. Lo si apre. E lo si immerge in tutto questo pastocchione. Ora, una volta che noi abbiamo preso tutti questi begli ingredienti di balli, incominciamo la mischiamenda di tutta cosa. E quindi si incomincia a mischiare. Mi sono dimenticato di igienizzare le mani. Va bene, no? Luigi, dove sei andato? Te n'eri andato? Allora, qua stiamo preparando l'impasto per il Danubio. Tu te ne sei andato, quindi sono 300 grammi di farina Manitoba, 250 grammi di farina normale, il pastone, sì, il pastone. Mangiate, mangiate. 250 grammi di farina normale, 40 grammi di zucchero. Poi abbiamo un panetto di lievito disciolto all'interno di l'ammischiamento, mi piace, quello l'ammischiamento deve essere fatto per bene. E si mischia, si mischia, si mischia. Vedete? Si fa questo pastocchione. Monticelli Pasquale Antonietta, buonasera! Qua stiamo preparando il Danubio alla Nutella. Al momento stiamo preparando l'impasto, perché poi, come potete immaginare, l'impasto poi, una volta tutto mischiato tra di lui, allora va. Serenella, ti vedi in difficoltà con il papocchione? No, non ti preoccupare, quello poi dopo
come dire, si amalgama, si amalgama, perché poi deve crescere. Benissimo, quelle si sentono le botte. Fai un bel respiro. Eccolo qua. Devo regalarti un apparecchio. No, ma quello. No, 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 no. Queste cose vanno impastate con le mani. Come ti piace impastare? Sì, no, un frullatore no, un frullatore no. Perché c'è l'ossigenazione, e quella è l'ossigenazione che è importante nell'impasto. Perché quando voi mettete tutti gli ingredienti dentro a quell'impasto, il primo chef con cappello. Allora sì, Luigi, perché non si aveva un cappello, diciamo, davvero chef. Allora, per evitare di far cadere capelli all'interno dell'impasto, perché ho saputo, come tutti quanti abbiamo saputo, che i barbieri, così come i parrucchieri e gli estetisti, aprono il 1º giugno. Allora, per evitare di far cadere i capelli dentro, come dire, all'impasto, ho detto, mo mi metto un cappello. Perché è sempre meglio evitare, e intanto si continua ad impastare. Si continua ad impastare perché comunque il papocchione, così come è stato chiamato, quando ti vedo di schiaffi, ma tanto, guardate che animale, intanto poi stasera, quando il Danubio sarà pronto, sarete tutti pronti a vedere, perché quella ora, la seconda fase, è che il papocchione, ma ci aggiungiamo un altro tocchettino di farina, in modo tale che il papocchione tende a, come dire, a lievitare meglio. Sì, eccolo qua. E mo pigliamo un altro poco di farina, perché ci vuole un altro po' di farina. Poi, una volta che il papocchione è stato, diciamo, ben posizionato, a questo punto il papocchione verrà fatto lievitare. Guarda quelle mani, quel manone già. E quello è tutto l'impasto, ragazzi, è tutto l'impasto. Benissimo, benissimo. Ci aggiungiamo un altro tocchettino di farina, ecco qua, è perfetto, in modo tale che il papocchione, si sei appiccicato tutto il papocchione e il contenitore, va bene quello, poi piano piano Luigi, piano piano le cose vanno fatte con calma. Sì, mo il papocchione lo scrostiamo dalla ciotolona regolarmente, difatti mettilo nella zuppiera, e già sta nella zuppiera, scusami, ora lo dobbiamo tirare fuori e lo impapocchiamo un altro pochettino, in modo tale che verrà non impasta stritola. Ecco qua, il papocchione sta quasi per uscire, perfetto. E noi, benissimo, impastiamo ancora per bene, perché poi cosa tiri fuori? Che vuoi? Devo impastare. Benissimo, Serenella, ecco, vedi? Si sta continuando ad impastare, come lo chiami tu, il papocchione. Benissimo, perfetto, perfetto. Questo papocchione poi, una volta che ancora lo dobbiamo finire di impastare, deve poi lievitare. E voi direte, e poi una volta che è lievitato, che si fa? Come si papocchione, sì, Arianna, papocchione, così è stato definito. Ci mettiamo un altro tocchettino di farina. Benissimo. E sì, vedete come sta assumendo una forma non più super appiccicosa. Il papocchione, poi una volta
che è stato finito di impastare verrà poi fatto riposare per 2 o 3 ore. Una volta che è riposato per 2 o 3 ore, il papocchione verrà diviso. Vorrei stare lì e infilare la testa nel papocchione. Ti piacesse? Maledetto, maledetto. Hai visto? Tu ti sei allontanata. Ed è arrivato Fulvio Santa Croce. Tu l'avevi visto? Sì, è vero, hai ragione. Hai ragione. Non ci avevo pensato. Perché i pezzi di papocchione vecchi non si devono ovviamente attaccare al papocchione nuovo. Benissimo. Nel frattempo, che scrivi, Luigi? Perché c'ha scritto? Ha scritto una cosa imbattante, che il papocchione vecchio, cioè quello là dell'impasto, non si deve poi mischiare con il papocchione nuovo. Benissimo, ecco qua, io direi a questo punto che forse è meglio metterci un altro poco di farina, in modo tale che il papocchione lievita. Ok, perfetto, benissimo. Difatti, ci sa pure il nonno. E qua stiamo preparando il papocchione, il Danubio alla Nutella, il Danubio alla Nutella, così domani mattina te lo porto sopra. Arianna, quando lo vedi regolarmente, guardate, guardate che animale, guardate Fulvio Santa Croce. Allora, il papocchione, diciamo, è preparato, è completo. Benissimo. Ora, una volta che il papocchione è lievitato, hai visto, ci sta pure nonno Ottavio che si è adeguato alla tecnologia. Si è fatto pure il profilo, mo ci osserva. Prendi nota di questa ricetta. Allora, quindi, ricapitolando, per fare il Danubio alla Nutella ci vogliono 300 g di farina Manitoba, 250 g di farina tipo 00, 40 g di zucchero, un tocchetto di olio, un panetto. Pure tu mi dici, ma mi chiami bestia? Si è sciosato con Fulvio Santa Croce? Sì. Un panetto di lievito disciolto in un bicchiere di acqua tiepida, un uovo e poi 250 ml di latte e poi si impasta. Ora, il panetto con il quale si andrà poi a comporre il Danubio, non ha letto, ridiglielo, bestia. No, pure tu, no. Allora, si copre con un pannetto pulito, vedete, è pulito, benissimo, si copre e lo si fa lievitare per un paio d'ore. Una volta che ha lievitato per un paio d'ore, si toglie il pannetto, cioè si toglie il panno da sopra il pannetto e, vero Fulvio, si toglie il panno e si vanno a comporre le varie palline di cui poi viene composto il Danubio. All'interno si prende ogni pallina, la si stende, la si farcisce con la Nutella. Sì, Arianna, per ogni bestia ha scritto 10 euro. Maledetto, maledetto, devo venire là, ti devo ammazzare. Una volta poi che saranno stati fatti le varie palline di cui è composto il Danubio, a quel punto poi ogni pallina verrà poi farcita, imbottita con la Nutella,
messe tutte queste palline una vicino a un'altra, amalgamate. Al di sopra si farà poi una spennellata di uova e latte, lo si inforna a 180 gradi, dopodiché si tira fuori questo Danubio caldo caldo, fresco fresco. Lo si può mangiare come dopo cena, lo si può mangiare a colazione, lo si può mangiare a merendina. A merendina, a merendina. Quindi aspettiamo tutti insieme un paio d'ore. Ma un paio d'ore così, mentre lievita la pasta. Cioè, volete fare una diretta di un paio d'ore? Fatemi capire. Fatemi capire. Voi volete fare una diretta di un paio d'ore? 10 euro. Ma che c'entra? Con tante a 15 euro. Ma con quale attrezzo le farcisci? No, allora, Luigi, quando sono passate le 2 ore, io poi farò un'altra diretta, farò vedere. Farò tante palline. Ogni pallina poi sarà stesa, come dei piccoli quadratini, poi vi farò vedere. Si mette la Nutella al centro, si chiude, come si fanno le polpette, no? Le polpette imbottite. Tu che fai con la polpetta? Crei la polpetta, poi apri, stendi, imbottisci, chiudi e fai la pallina. Così si fa il Danubio. È uguale. Lo si può fare dolce, come nel caso di questa sera, che è il Danubio alla Nutella. Oppure lo si può fare anche salato. Si può imbottire con del prosciuttino, lo si può imbottire con del salamino, lo si può imbottire con della ricottina. Insomma, ogni gusto è gusto, ogni Danubio lo si può fare a proprio modo e a proprio gusto. Enunza? No! Ma quello poi si attaccano tra di loro. Il Danubio, te lo sei mai mangiato? Faccio bonifico, dammi. Poi ti farò vedere. Mo, allora, mo, noi faremo un'altra diretta intorno alle 10:30 per preparare poi il Danubio, perché questo mo deve lievitare. Noi lo dobbiamo lasciare come un piccolo bambino che cresce e lievita lentamente e piano piano. Dopodiché poi questo bambino, una volta che sarà cresciuto, cioè stasera c'è un seratone, voi siete stati una settimana tranquilli, senza dirette culinarie. Adesso posso venire da te? Ma certamente! Ti aspetto a braccia aperte! Ti faccio una bella carezza con questi bambini! Ti aspetto! Ci mangiamo questo bel Danubio alla Nutella! Ma voi avete preso carta e penna? Avete segnato? Un bel respiro profondo, vero Santa Croce? Perché sei una bestia, Santa Croce, maledetta! Ti sei fatto la doccina? Sì, hai detto io sto poco perché mi devo fare la doccina. Dal 4 maggio si esce, signori, tutti quanti. Ah, allora io il 4 maggio scendo e mi vado a Canda. Paloma, Paloma, le dirette. Ah, no, allora sì. Allora, quindi. Il 4, che cosa non ancora? Che cosa non ancora? Il 4 maggio perché non si esce? Si esce, facciamo una bella diretta seduti al bar. Sì, perché stamattina quando sono uscito, sempre con guanti e mascherina, ho visto tutte le attività, diciamo, ristorative. Lui stasera sei birbante. Che significa? Che significa? Fatemi capire pure a me. Ridono, vedo soli che ridono. Allora, quindi, tornando a noi, quindi abbiamo detto che dal 4 di maggio si può uscire. Libera uscita per tutti. Tutti possono scendere, tutti possono fare un sacco di belle cose. Sì. Si può andare in pizzeria. Sì. Però, sì. Però non ti puoi tagliare i capelli, non ti puoi tagliare i capelli, non ti puoi tagliare i capelli. Allora, io a questo punto, quel naso che respiri,
È fonte di ispirazione. Sì, è fonte di ispirazione. Noi potremmo fare delle dirette infinite, caro Luigi. Infinite. Sì, difatti, regolarmente, i componenti. Poi dopo, in seconda serata, vi farò vedere quali sono i componenti del Danubio. Vi farò vedere quali sono i componenti del Danubio. Quindi, allora, prima di andare via, perché ora il Danubio, l'impastocchione del Danubio deve lievitare. Ripeto velocemente quali sono gli ingredienti. Dopodiché ci salutiamo. Eh sì, perché poi il Danubio deve lievitare. E poi faremo regolarmente un'altra diretta. Quindi 300 grammi di farina Manitoba, 200 grammi di farina tipo 00, un uovo, 40 grammi di zucchero, 250 ml di latte. Vai Jig, che con i componenti 250 grammi di latte assassate. Io ti prenderò invece a Danubiante, caro Fulvio Santa Croce. No, che cosa? Che è successo? Perché si dice no? Perché? Che è successo? Che è successo? No che. Sì, tanti sassi, ma sassi tipo ghiaia o proprio le pietre, quelle là grosse? Fammi capire, che tipo di sassi tu vorresti lanciare? Che tipo di sassi vorresti lanciare? Allora, quindi, 300 grammi di farina Manitoba, 250 grammi di farina tipo 00, 40 grammi di zucchero, un uovo, 250 ml di latte, zucchero. E poi un panetto di lievito sciolto praticamente in un mezzo bicchiere d'acqua a temperatura ambiente, più 40 grammi di olio. Si amalgama il tutto, lo si fa poi lievitare tranquillamente. Peli e capelli di barba. Tutti impastati nell'impasto del Danubio, si amalgama il tutto, dopodiché si inforna. No, prima si imbottisce con la Nutella e dopodiché si inforna. Allora io a questo punto, cari, rossi tutti addosso che non ti devi vedere più la faccia. Che cosa? Che vuoi, Santa Croce? Ancora? Allora, quindi a questo punto io per il momento vi saluto e vi do appuntamento a più tardi, intorno alle 10:30, per la farcitura del Danubio. Così vedremo tutti insieme. Li devi scrivere le ricette. L'ho detta la ricetta, Luigi. Ah, tu dici proprio di pubblicare la ricetta. Ciu 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 ciu. Ciu 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 ciu. Benissimo. Allora, bestia, dopo. Quindi Santa Croce se ne va. Raffaella se ne va. A questo punto me ne vado pure io. E ci aggiorniamo a più tardi. Arianna pure se ne va. Allora, a questo punto ci aggiorniamo a più tardi, intorno alle 10:30. Cantan da bacandar, tananara lo da nubia pesa. Santa Croce vai, tararara. Allora, torniamo alla normalità e ci aggiorniamo a più tardi, ore 22:30, per farvi vedere come sarà lievitato questo panettone. Un abbraccio, Luigi, un abbraccio. Veramente, non vedo l'ora di fare. E tu qua, siamo a guardare, siamo a pigliare un caffè o bar, ci facciamo quattro chiacchiere, quattro risate, ci ricorderemo tutte queste dirette, pure quelle là con il cappello rosso in testa, caro Luigi. Benissimo, allora ragazzi, l'appuntamento è intorno alle 22:30 per la preparazione e l'infornamento del Danubio. A dopo, ragazzi, a dopo. Mi raccomando, non mangiate assai e non uscite, non uscite!